Bentrovati e benvenuti. Io sono Paradox, sappiamo amici Para, e quest'oggi vi ho riportato nuovamente al Parco dell'Acqua Santa, questo luogo incantevole e magnifico che si trova tra un bosco e il centro storico di Marino e che ospita tantissimi monumenti come un fontanile del 400, là dietro una torre del 1200, una torre di guardia, e poi molto vicino adesso ci sta un santuario di famosissimi pellegrinaggi e il ponte dell'800 voluto da Papa Gregorio. Ma queste sono sciocchezze rispetto all'esperienza sociale che sto portando avanti. Infatti questo luogo è abbandonato e lasciato a se stesso da molto tempo, quindi ho già portato avanti un esperimento che era quello di ripristinare un abbeveratoio per gli asini e un luogo per lavare le damigiane in quello che si era trasformato nel tempo in una discarica, in un fontanile che adesso ospita dei bellissimi pesci che gli abitanti stessi del quartiere, ormai affezionati ad essi, ne stanno prendendo cura e hanno aggiunto addirittura delle trote. Perciò questo esperimento sociale che vi sto proponendo sarebbe quello di risistemare questi vasi e soprattutto far sì che, grazie a qualche pirata che è riuscito a mettere delle postazioni d'acqua per annaffiare in vari punti del parco, di affidare questa responsabilità a dei ragazzi liceali che quest'estate stanno frequentando molto spesso questo luogo e che, in maniera abbastanza spontanea, quando mi hanno visto che pulivo intorno al loro luogo di incontro, si sono offerti volontari nel sistemarlo e darmi una mano a pulire, che era roba loro, però va bene. Quindi affidare a loro il compito di annaffiare queste piante sarebbe il vero punto chiave di questo esperimento sociale, cioè dare fiducia ai ragazzi di oggi nel poter gestire in maniera totalmente autonoma, senza obbligo, un parco. Ecco, per fare ciò mi serve il vostro sostegno. Infatti io potrò mettere la fatica, il tempo e l'olio di gomito nel sistemare tutti i vasi qui presenti, mentre a voi vi chiedo il sostegno economico per l'acquisto dei fiori, delle piante e della corteccia di pino. Più o meno l'idea sarebbe quella di mettere una pianta annuale, perenne, per ogni vaso, in maniera tale da essere sicuri che ci sarà sempre una pianta in questo vaso, e poi quattro, per i vasi più grandi, quattro stagionali, in maniera tale da creare sempre un ricircolo, una novità cromatica all'interno del luogo. Questo sarà un bel progetto che spero mi darete una mano a realizzarlo. Per tutte le informazioni vedrete la scheda tecnica e che altro dire. Spero tanto di riuscirci grazie al vostro aiuto. Saluti da Para!